un regista segreto della salute della donna e non solo. Così si può definire il microbiota intestinale, cioè quell'insieme di microrganismi che vivono nel corpo umano e sul corpo umano, il cui equilibrio è essenziale per il mantenimento del benessere dell'organismo. Non ne parliamo con la professoressa Alessandra Graziottin, che abbiamo incontrato oggi all'ESMO in un incontro con la stampa nel quale si è fatto il punto proprio sull'importanza del microbiota per la salute dell'individuo e si è presentato anche un test che consente di tracciare un identikit del microbiota di ogni singola persona. Professoressa, come lei ha detto, il microbiota intestinale è un potente regista di salute e di malattia. Cosa fare per mantenerlo sano e per sapere se è alterato? Innanzitutto dobbiamo dire che cosa fa questo regista poderoso e perché è un regista poderoso. Il microbiota si è evoluto con noi 200.000 anni, ma prima di noi con tutti gli animali dai quali noi deriviamo. Consiste a un genoma di 3.300.000 geni, noi ne abbiamo 23.000. Quindi in verità ospite chi di chi? È il microbiota, è il grande regista della nostra salute, perché pensate, è il prototipo, è il primo prototipo di ghiandola multiendocrina, produce e modula tutti i neurotrasmettitori che regolano l'umore, che regolano l'entusiasmo, la dopamina, ma anche è un grande produttore di GABA, e il GABA è il più potente neurotrasmettitore inibitore, è il calmante. Ecco perché noi quando facciamo un pranzo felice in buona compagnia ci sentiamo molto più calmi perché aumenta il GABA e molto più felici perché aumenta la serotonina, che hanno una grande produzione proprio nell'intestino. Altro aspetto importante, il nostro microbiota modula gli ormoni dello stress e lo stress a sua volta induce grandi disbiosi, e quindi stiamo comprendendo molte delle radici della nostra malessere fino alla franca malattia, le astenie, che sono radicate proprio nell'attività o nella disfunzione, nella disbiosi del microbiota. Come facciamo a sapere se è alterato e quindi a mantenerlo sano? Innanzitutto basta sentire come ci si sente. Se io mi alzo la mattina tutta bella, felice, sorridente, con un'energia vitale alle stelle e ho una pressione 90 su 60, parlo al mio microbiota e dico: tesoro, come stai? Benissimo. Facciamo una colazione sana, un pranzo leggerissimo ma frutto, legumi, cereali integrali, e il mio microbiota è felice come una Pasqua. Da che cosa lo vede? Da uno stato di salute altissimo, per cui c'è poca vulnerabilità anche a tutti questi virosi che adesso sono stati in questi anni. Zero vulnerabilità. Vuol dire che ci difendiamo molto bene. Certo, attenzione, questo microbiota risponde molto bene agli stili di vita. Quindi attività sportiva, uscire fuori la mattina, i bioritmi, rispettare il sonno, niente alcolici, niente fumo ovviamente, men che meno droghe, cibo spazzatura, zero. Cioè ormai lo sappiamo cosa lo rende felice. E zero antibiotici, proprio non mi arrivano le atomiche. Detto questo, è anche vero il contrario, e cioè che uno stato di malattia per altri fattori anche genetici trova nel microbiota un modulatore importante. Ecco che allora anche questo sarà una nuova frontiera, per esempio nell'aiutare di più anche i nostri pazienti in chemioterapia a reggerla meglio, i pazienti fragili, per i quali una grande attenzione, perché ho molte pazienti anziane. Quindi comprenderlo, prima di tutto dobbiamo comprenderlo, poi imparare a valorizzarlo, rispettarlo e valorizzare anche le risorse terapeutiche che un microbiota sano può darci quando la malattia parte da altro. Ecco, entrando un pochino più nello specifico, qual è il ruolo del microbiota nelle patologie uroginecologiche e ostetriche? Innanzitutto, pensate, abbiamo una ricerca italiana, 1183 casi di patologia vulvare, di dolore vulvare, la più grande casistica pubblicata al mondo, e la ricerca è stata condotta da me e dal professor Murina su 22 centri italiani. Bene, noi abbiamo visto che se indaghiamo come le signore vanno di corpo, come sta il loro intestino, se hanno allergie alimentari, intolleranze, abbiamo visto che il 94,7% ha una comorbilità con patologie intestinali, a conferma, come dico sempre, che la patologia particolare infettiva, urinaria e vaginale è a valle del vaiont. Noi siamo a valle del vaiont, che è l'intestino. Tanto vero che il 90%, 85-90% delle infezioni vescicali è da Escherichia coli uropatogeno. Un Escherichia coli che nell'intestino sta benissimo, ma nel momento in cui arriva a livello vescicale è il principale protagonista delle infezioni. Interessante, questo Escherichia coli uropatogeno, che nei millenni ha sviluppato anche una grande capacità di resistere al nostro sistema immunitario, cosa fa? Si toglie il cappottino, come spiego alle signore, entra nell'urotelio, forma questi biofilm patogeni intracellulari, e una volta che noi abbiamo questo tipo di biofilm patogeno non ce lo togliamo più dai piedi, allora non andremo più a fare la terapia antibiotica. Questo è dentro alle cellule, non lo raggiungo con l'antibiotico, non lo raggiungo nemmeno con il sistema immunitario, se non in casi eccezionali. Cosa vado a negoziare? Una Pax Armata. Questa è un'altra visione, siamo pieni di biofilm patogeni, ma finché se ne stanno dormienti siamo tutti felici. Quindi riconoscerli e imparare a rispettarli.